Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco ha incontrato all'interno dell'ospedale Caracciolo il commissario alla sanità per il Molise Angelo Giustini, giunto in Alto Molise per una visita al nosocomio Agnonese. Greco ha consegnato a Giustini il documento, sottoscritto da sindaci e operatori sanitari, con le richieste per l'ospedale Caracciolo, una struttura di riferimento per una vasta area di Abruzzo e Molise, ma che oggi risulta agonizzante. Insieme al dottor Paoletti e altri ci hanno lavorato in maniera tecnica su questo documento. Perché poi, diciamo, io ci ho messo le prime due parti, quello che è stato approvato sia in Consiglio regionale d'Abruzzo che in Molise, e poi proprio diciamo, la dissertazione della parte tecnica, sia ospedaliera che territoriale, con le proiezioni dei costi. Quindi è fatto proprio bene, cioè è sintetico ed è fatto bene perché ci sono tutte le proiezioni dei costi, tutto, cioè è fatto in maniera naturalmente scientifica. Un ottimo lavoro, lo sappiamo che. Noi dobbiamo contribuire per il massimo possibile, poi chiaramente sappiamo che ci sono dei limiti, però ci sono delle cose che possono essere fatte subito. Secondo me è arrivato il momento di inchiodare ASL di fronte alle sue responsabilità. Cioè, alcune cose, se possono essere fatte, devono essere fatte, perché significa portare soldi nelle casse dell'ASL, significa evitare che persone da qui, anche per cose banali, debbano andare a Isernia o a Campobasso. Non è più sostenibile. Giustini, al termine della visita, ha espresso parole di elogio per il Caracciolo, definendolo un gioiello in relazione a quella che è la situazione della sanità a livello nazionale. Per quella che è la situazione attuale della sanità paese, direi è un gioiello. Punto, mi fermo, non c'è altro da dire. Ho visitato i reparti, i macchinari, mi sono reso conto della realtà. Il personale è splendido. Che dire? Speriamo, no? Etichettandolo come area disagiata, sia tale perché rimanga come ospedale di area disagiata, però migliorato in alcuni aspetti e personale e tecnologie e altro. Pure questa mattina venendo qui col direttore generale, quindi mi sono sentito telefonicamente che di confine che è l'Aquila, mi pare, no? L'Aquila e Chieti. Da cui, esatto, di cui si è già da tante i rapporti per questi cosiddetti accordi di confine. Vedremo perché. È una collaborazione tra fratelli, tra cugini, tra vicini. Ci sarà, non ci sarà, vedremo. Però tutto poi va ricondotto, al di là dell'accordo di confine, alla politica nazionale sanitaria. Chiaro?